il futuro è qui. Questa è una frase che avrete sentito spesso e vi sarete anche chiesti giustamente, ma dove? Io non lo vedo sto futuro. Beh, sappiate che le tecnologie avanzate nel mondo sono tante, specialmente quelle in campo automobilistico, dove le aziende più famose hanno costruito macchine in grado addirittura di ripararsi da sole. Ma perché noi non le vediamo? Perché non sappiamo niente di tutto ciò? Eppure una rivoluzione del genere dovrebbe essere stata la prima notizia sui giornali del mondo, o no? Beh, la risposta è molto complessa, Ma riassunta in poche parole è perché noi siamo poveri. Ok, non era poi tanto complessa. Ciao a tutti dal vostro Top Tenner di quartiere in questo nuovo video pieno di riccanza, cose e macchine straordinarie che quasi sicuramente non avrete mai visto in vita vostra. Sì, beh, proprio come me. Se quindi siete seduti o sdraiati o che ne so, seduraiati, partiamo. Lamborghini terzo millennio. Con un nome che ricorda quello di un telefilm cyberpunk, eccovi la Lamborghini terzo millennio. Spaccamascella iperfotonica, devo dire. È stata costruita in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per un feat da 100 milioni di dollari, la macchina punta a un'innovazione senza precedenti. È elettrica, ma con una batteria molto superiore a quelle normali. Insomma, è una super sportiva, mica ci potevano mettere quella di una Peugeot. Ma la cosa più incredibile è il fatto che si possa riparare da sola e diagnosticare i danni. Se succede qualcosa, l'auto lo saprà prima di noi. Beh, un po' come al solito, perché io non so mai quando la mia macchina si rompe o succede qualcosa. E grazie a un sistema di nanotubi sarà in grado di ripararsi. Non so ancora bene se potrà aggiustare anche i danni più grossi, ma i graffi da niente di sicuro sì. Ne sono stati prodotti 63, e incredibilmente tutti e 63 venduti. Ma dov'è la crisi? Il prezzo di questo 800 cavalli e passa è di circa 2 milioni e mezzo. Se siete interessati potete trovare il modellino in scala 1 a 43 sul sito ufficiale alla modica cifra di 151 euro. Poi dovrete capire come salirci sopra e guidarla. BMW Vision Next. Una delle case automobilistiche più famose si è proiettata direttamente nel futuro, con una macchina che sembra uscita da un film di fantascienza. Prima di tutto c'è da dire che è fatta con meno sprechi possibili grazie a residui delle lavorazioni della fibra di carbonio. Ha numerosi sensori sia all'interno che all'esterno. Da dentro sarà quindi possibile aprire le ali a gabbiano senza nemmeno toccare le portiere. Sì, così i vostri amici con le mani sudice, almeno quelle non ve le rovineranno. Il volante è nascosto dentro al cruscotto ed esce solo quando il guidatore è pronto a partire. Più futuristico di così. È 100% elettrica con una potenza di 600 cavalli. Ma la cosa più bella sarà il sistema innovativo Alive Geometry, che permetterà di interagire con la macchina come se fosse quella di supercar. Ha due modalità questo sistema. La prima è la Easy, che consente la guida autonoma. Il volante rientra dentro e i sedili si girano l'uno verso l'altro per consentire ai passeggeri di parlare e farsi una partitina a carte, mentre la vettura gestisce tutto. La seconda è la modalità Boost, qui il guidatore avrà invece il pieno controllo del veicolo e potrà sfruttare nuovi sistemi di assistenza alla guida, come la proiezione sul parabrezza, della traiettoria ideale e della velocità d'ingresso. Sì, un po' come nei videogiochi. Davvero incredibile. Ovviamente anche in questo caso mi limiterò a vedere il modellino in scala, non credo che conservando un euro al giorno nel salvadanaio riuscirò mai a permettermela. Vision 2030. In Arabia Saudita sono praticamente dipendenti dal petrolio, ma avendo capito che il mondo prima o poi passerà all'elettrico hanno deciso di far partire un progetto chiamato Vision 2030, dove si cercheranno soluzioni alternative. Fa parte di questo progetto anche un veicolo molto interessante. Un concept per ora chiamato GFG Style, una super sportiva da 600 cavalli, con due motori elettrici da 200 kW l'uno. Potrà andare da 0 a 100 in soli 3 secondi e mezzo. Ma la cosa più sorprendente sarà il fatto che potrà adattarsi a qualsiasi superficie con un innovativo sistema di sospensioni intelligenti e in ogni tipo di terreno manterrà la stessa potenza. Sarà veramente un'auto mondiale. Ovviamente non in acqua però, insomma in acqua affonderebbe. Quel genere di auto ancora non esiste, credo. Audi AI 3 il 4. Ovvio che se c'era una BMW doveva esserci anche un Audi, altrimenti non c'era sfida. Come potete già vedere, questa sarà forse l'auto che batterà ogni veicolo off-road, e anche in questo caso sarà un veicolo elettrico. La cosa più sorprendente a mio parere è l'abitacolo trasparente per far immergere completamente nella natura i passeggeri e il guidatore, che avrà anche molto di cui divertirsi, perché gli sbalzi saranno quasi inesistenti. Per di più le dimensioni sono anche compatte, cosa che non vi aspettereste di sicuro da una macchina del genere. Grazie al carbonio e all'alluminio il peso è di circa 1750 kg. Ha 435 cavalli di potenza con un'autonomia di circa 250 km.
quindi non tantissima. Immaginate rimanere bloccati su una salita. Ma la cosa che invece ha stupito i tecnici di tutto il mondo sono le luci. La funzione degli abbaglianti è affidata a 5 Audi Light Pathfinders, ovvero dei droni a basso consumo di energia con luci matrix LED che possono volare davanti al veicolo per illuminare il percorso e tornare poi sul tetto della vettura. Quando si trovano sul tetto possono essere utilizzati come luci per l'abitacolo. Cioè, se non è futuro questo. Renault Morphos. Non so se l'ho pronunciato giusto. Comunque, tutte ste auto sono davvero ultra futuristiche e non le vedremo mai, come una cosa comune noi semplici mortali. Però è spettacolare osservarne le caratteristiche, o no? E questo vale anche per la Renault Morphos, un prototipo di auto elettrica che si allunga e si accorcia di 40 cm. Ho sempre sognato una cosa allungabile. Sarà una delle prime auto elettriche modulari, cambia dimensioni grazie a parti scorrevoli. Passando in pochi secondi dalla configurazione City Mode, con una lunghezza di 4,40 metri, a quella di Travel Mode, per una lunghezza di 4,80 metri. Ha anche una batteria supplementare da 50 kW, che può essere smontata e utilizzata per dare energia ad altro. Una delle caratteristiche più interessanti è il fatto che la chiave sia il vostro smartphone. Le porte poi si aprono e chiudono con comandi gestuali. Il design interno è spettacolare, ma non tutto ciò che è stato detto uscirà nella versione di serie, che ovviamente è fin troppo avanzata per i tempi, visto che non è una super sportiva ma una macchina che in teoria dovrebbe diventare del popolo. E piccola pausa quiz. Chi mi sa dire che macchina veniva usata nella serie di film Ritorno al Futuro? Lo so che in tanti risponderanno giusto. Ritorno al Futuro è un vero e proprio fenomeno, perfino ai giorni nostri. Andiamo avanti. Mercedes Vision GT. A volte le macchine che vedete nei videogiochi o nei film esistono davvero, più o meno. Eccovi la AMG Vision della Mercedes, presente sia in Gran Turismo 6 che in Justice League. La usava il nostro Bruce Wayne normalmente come auto di tutti i giorni. Il Bruce Wayne, quello sapete, no, con il costume del pipistrello obeso. Pensate infatti che l'abitacolo è stato costruito specificatamente con le misure di Ben Affleck. Mercedes Vision EQS. Anche se non vedremo la Vision GT in un prossimo futuro, potremo ammirare e comprare invece la Vision EQS sempre della Mercedes. Cioè, comprare è una bella parola, eh? Abbiamo anche questa volta un'auto elettrica davvero stupenda. È ammirabile solo come un'oasi nel deserto. E punta moltissimo all'eleganza e alle luci, con ben 940 punti luminosi. È un software che fa illuminare appositamente creando un particolare gioco di luce e profondità. Mi chiedo quanti attacchi epilettici farà venire. Ci saranno anche 4 proiettori olografici denominati Digital Light, capaci di dar vita ad immagini tridimensionali. Anche all'interno dell'abitacolo ci sarà un vero spettacolo di LED, che trasformeranno la macchina in una discoteca tra un po'. E ovviamente sarà anche molto lussuosa e futuristica, come tutte le altre macchine. La cosa più incredibile in questo caso è che in soli 20 minuti si ricaricherà dell'80%. Una ricarica a dir poco rapida, cavolo. Nemmeno i cellulari arrivano così in fretta all'80%. Ovviamente sarà tutto da verificare all'uscita. Hyundai Elevate. Questa macchina sembra veramente un Transformers. La Hyundai Elevate insieme all'Audi Trail 4 rivoluzionerà il mondo degli off-road, con un design davvero bizzarro ma funzionale. E viene chiamata da molti l'auto che cammina con le zampe. Il fulcro saranno proprio queste gambe che possiede, che si potranno allungare e accorciare a seconda delle situazioni, con una mobilità fuori dal comune. In pratica potrà sorpassare anche macigni enormi senza quasi nessun problema, ma non sarà utilizzata normalmente da qualunque cittadino. Servirà per portare soccorsi nei luoghi più difficili da raggiungere per le ambulanze, tipo. Queste gambe comunque possono muoversi in tal modo grazie anche al fatto di avere motori indipendenti ognuno per la gestione. Peugeot e-Legend. Tutte le case automobilistiche stanno entrando nel futuro piano piano e vale anche per la Peugeot, che ha sorpreso tanti appassionati con un'auto sorprendente. Questo concept è spinto da un'unità 100% elettrica con una potenza di 462 cavalli. In confronto alle altre però la batteria permette un'autonomia di circa 600 km, con la possibilità di recuperare l'80% della carica in circa 25 minuti, con una colonnina ovviamente di ricarica rapida. Quando si attiva la modalità di guida autonoma cambiano automaticamente anche gli interni. Il volante rientra completamente e lascia spazio ad uno schermo da 49 pollici. Rolls-Royce Vision Next. Anche la Rolls-Royce ha tirato fuori la sua versione Next, che forse diventerà il fulcro delle auto di lusso.
Anche se, non mi piace per niente, devo dire. Ovviamente sono opinioni personali, ad altri invece piace, e anche tanto. Tranquilli, il nome è uguale alla BMW, ma non è un plagio, perché quest'ultima ha acquistato la Rolls-Royce. È lunga ben 6 metri e spiccano specialmente le ruote dalla forma atipica. L'auto offre una sola portiera e il tettuccio che si apre per consentire un'entrata senza fatica. Sarà talmente lussuosa che all'interno sembrerà di essere in un jet privato con rifiniture in legno d'ebano e un divanetto in tessuto, ovviamente con annesso schermo per godersi uno spettacolo mentre l'auto vi porta a destinazione.